Paul, Londra, finalmente direte voi, anche perché ormai è passata una settimana. Però come vi dicevo nei video vlog, sono stata malissimo, il freddo di Londra ha colpito, brutte giornate, tra letto, antibiotico, nervosismo, isteria, perché quando sto male divento così, ve l'ho detto. E poi è venuta mia sorella, abbiamo passato qualche giorno insieme a lei e quindi non ho sostanzialmente registrato né vlog né video. E siccome stanotte ripartiamo, oggi sostanzialmente è l'ultima chance che ho per girare questo video e far vedere un po' le cose che ho preso a Londra. Abbiamo avuto pochissimo tempo perché era un viaggio di lavoro. Sono sempre dei viaggi di lavoro perché ci portiamo dietro la telecamera per fare i video, la fotocamera per fare le foto, quindi siamo sempre lì, video, foto, video, foto, video, foto. Però questa volta era proprio, c'era anche un evento, quindi in realtà il tempo a disposizione è stato pochissimo. È stata però un'ottima possibilità per avere un assaggio di quello che è Londra e capire che ci piace tantissimo, perché ci è piaciuto tantissimo, e tornare, quindi magari farci una settimana, guardarla per bene, perché è veramente bellissima, sia a me che andrà piaciuto tantissimo, sia lo stile, l'architettura, tutte queste caffetterie, ristoranti, c'è Andrea Caruscia, negozi pazzeschi, enormi, giganti, qualcosa per cui perdere letteralmente la testa. Cioè, ma il negozio di Superdry? I negozi di Superdry, ci sono praticamente un po' tutti i negozi che trovi negli Stati Uniti. Ma più belli, quello di The North Face? Sì, forse più belli, dai, forse davvero più grandi. E che zona abbiamo visto alla fine? Notting Hill, che era quella che volevamo assolutamente vedere. So che forse quella che, non forse, secondo me è la più bella tra quelle che abbiamo visto noi, Piccadilly Circus, la zona di Tower Hill che era dove avevamo l'hotel, quindi Tower Bridge, Tower of London, giusto? Sì, è bellissima. Oxford Street. Oxford Street, è vero, Oxford Street dove abbiamo fatto shopping. È veramente veramente bella, pulita. Portobello Road, Portobello Road Market, è vero, l'abbiamo fatto l'ultimo giorno perché era a Notting Hill, e quindi è stupenda Londra. L'unica pecca, abbiamo realmente pensato, allora, ci sono tanti posti nel mondo dove abbiamo pensato realmente di trasferirci. Londra sarebbe perfetta perché è comunque vicina a casa, quindi saremo entrambi vicino alle nostre famiglie. L'unica pecca che però è veramente grossa è il tempo, perché io, per come sono io, potrei realmente impazzire, perché sono molto meteoropatica. E a Londra in 10 minuti hai un assaggio un po' di sole, nuvole, pioggia, sole, nuvole, pioggia, sole, nuvole, non capisci niente. Io non riesco a immaginare come sarebbe vivere là, organizzarsi, non so, organizzi un picnic. Non lo puoi fare? Nah. A parte questo, sì, vi faccio vedere le cosine che ho preso. In realtà sono tutte cose che se vi piacciono potete assolutamente acquistare, perché c'è di buono che Topshop vende anche online e dall'Inghilterra arriva in poco tempo, quindi 2-3 giorni, hanno un ottimo servizio postale. E Topshop, dove siamo andati noi, come vi ho fatto vedere nei video vlog, è quello di Oxford Street. Avevano delle cose meravigliose, c'erano tantissimi sconti, molto probabilmente i saldi ci sono anche online, non lo so, però avevano delle cose meravigliose, dal casual all'elegante, al sexy, dei vestiti per la sera. La cosa che mi piace di Topshop è che hanno capi che non trovi in altri negozi, sono magari capi che vedi su internet, nei vari blog o vari account Instagram, o non lo so, che vedi in giro alle celebrity anche, ma non trovi mai nei negozi, e dici dove cavolo posso andare a comprare quel capo, perché sono veramente meravigliosi, anche i tessuti, la qualità è ottima. Allora, primissima cosa che voglio farvi vedere, perché tanto ce l'ho già su, quindi mi viene più comodo così, e non si chiama jumpsuit, non ci sarà mai un haul su questo canale con il giusto nome di questo capo. Questi capi interi, questi pezzi unici, ok? Non jumpsuit, un altro nome, non lo so. Comunque, tutto di jeans. Andavano tantissimo, mi ricordo perché ne avevo di diversi tipi, negli anni 90 facevano vestitino, pantaloncino corto. Questo è pantalone, allora, tutto denim.
pantalone lungo super super stretto, quindi jeans attillato, e la parte sopra davanti a questo dettaglio così con questi lacetti, e la cosa meravigliosa è che ha la spalla dietro, che è un dettaglio che a me piace sempre tantissimo, e anche bello scolato dietro perché arriva proprio fino giù 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 giù, ricorda molto lo stile di Jennifer Lopez ai tempi di If You Had My Love. Mi piace, io ho il video, ok? Se ricordo bene, questo fa parte della linea Petite, che è la linea più piccola, e costava intorno ai 46 euro, però è molto bello perché è bello elasticizzato. Sono andata al denim questa volta, sono abbastanza in fissa col denim, mi è sempre piaciuto, e molti dei capi che avevano erano denim. Tra cui questa salopette, che secondo me è meravigliosa. Questa l'avete vista nel video vlog. È molto stile, neanche ragazzina, forse bambina. Sapete le bambine? Quella salopette che io trovo adorabili. No, non l'ho chiuso bene. Dannazione. Anche questa è la linea Petite e si chiama Moto. Praticamente loro dividono i jeans in diverse categorie. Moto, mamma, boyfriend, a seconda dello stile. Bellissimo secondo me perché è super versatile, va benissimo sia di giorno con un look molto casual, Converse, una canottierina bianca, o a me piace metterlo anche con il corpetto come vi dicevo nel vlog. È molto bello in realtà, e l'ho indossato una volta di sera con i sandali. È molto corta, è praticamente un vestitino di jeans davanti a questa tasca grande, dietro a queste taschine, ai lati anche le tasche, sta molto molto largo, quindi è molto comodo ed è bello bello corto, quindi anche con i sandali slancia le gambe, le fa vedere molto bene. Mi sta piacendo tanto, questo lo sto indossando spessissimo. Sempre da Topshop ho finalmente trovato, queste le cercavo da un bel po' di tempo, le mutandine di Calvin Klein, e mi piacciono per l'elastico, perché ha questo elastico grosso che è bello secondo me con un jeans a vita super bassa, preferibilmente un boyfriend jeans, quindi quelli tutti larghi, molto sciallo. Avete capito? Sì? Bene, brave. E non le trovavo a Milano perché erano mutandoni, queste invece dietro sono perizoma, quindi dietro non è quell'effetto brutto che taglia le chiappe. Altra cosina che ho preso, ne avevano tantissimi anche di questi top super super corti che sembrano quasi dei reggiseni, e tantissimi body meravigliosi di cotone elasticizzato, un po' più largo, stampe, non stampe. Non avevano la mia taglia, quindi non ho potuto prendere i body. Questo costava pochissimo, era intorno al 6 sterline, ed è semplicissimo in realtà, questo top così a costine nero di cotone elasticizzato. L'ho preso in realtà perché voglio metterlo con la gonna, quella che vi ho fatto vedere di H&M, super lunga, attillata. Va molto mettere la gonna a vita alta, che a me piace tanto, e far vedere una striscina dell'addome e poi un top sopra, quindi l'ho preso per questo motivo. Sempre da Topshop cercavo da tantissimo tempo degli shorts, come vi dicevo nell'ultimo video haul, avevo trovato quelli della Levi's a Milano, che però non sono esattamente come voglio io. Avevo visto sul loro sito che ne hanno di bellissimi e sono esattamente come piacciono a me, vita alta, belli sgambati, ne hanno di diversi tipi, di diversi colori. Io ho preso questi tre e anche questi erano scontati. Faccio vedere il mio, per primo, il mio preferito, insomma questo è il più bello di tre. È nero, e io lo volevo nero, perché lo volevo nero, appunto. Vita super, super alta, questa arriva qui. Molto sgambato, quindi bello corto, sia dietro che davanti. Dietro forse un po' più di quello che dovrebbe essere, ma guardando in giro non è affatto strano. Costa 42 euro ed è meraviglioso perché davanti a tutte queste parti così stracciate, qui è tutto sfilettato, però vedete che è super 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 sgambato. A tante ragazze non piace, a me piacciono gli shorts con il sandalo se sono belli sgambati, perché la gamba diventa altissima. Un altro paio che ho preso è questo dei tre, quello che mi piace di
vicino, però costava 15 sterline, quindi anche solo per cambiare va bene. Non vi ho detto il modello di questo, così trovate subito. Mam, da mamma. Non ho mai visto la mamma con degli shorts così scappati, ma anche questo è il mam. E appunto costavano 15 sterline, questo è il classico jeans, un po' slavato, anche questo stracciato, sfilettato. Vita alta, ma quella è più alta come vita, per quello forse mi piace di più. E anche questo comunque è bello scampato. L'altro paio è bellissimo il colore, perché è questo jeans chiarissimo. Vita media, non proprio alta, neanche bassa. L'unica cosa, non riesco a capire come posso eliminare questo dettaglio dietro. Non mi piace per niente. Questo non mi piace. Quest'occhio aperto, quest'occhio chiuso così sulle cappette. Anche questo era scontato, 15 stelline. Su sta molto bene. Come dire, in realtà delle 12 più 12, 24 più 12, 36 capi che mi sono portata in camerino, questo è quello che ho acquistato. C'è qualcosa che non fa. Però c'è un'altra cosa che voglio farvi vedere, che ho preso l'altro giorno da Bershka. Sono entrata 5 minuti per dare un'occhiata alle cose nuove, alla collezione autunnale. E volevo farvela vedere questa camicetta, perché secondo me è meravigliosa. Costa 19,99, costa pochissimo. È bellissima. Questo è uno stile che a me piace molto, perché non è nulla di troppo sexy o troppo appariscente, anzi è molto elegante, è classica, è tutta accollata ed è bella corta, quindi fa questo effetto un po' morbido. Mi piacciono tantissimo le maniche così a campana, e anche questa dietro il dettaglio della schiena scoperta. È stupenda con una gonna a vita alta nera, con qualcosa di elegante, una scarpa elegante da indossare così la sera, magari un rossetto scuro. Infine, come ogni viaggio che si rispetti, siamo passati anche da Starbucks, abbiamo preso le nostre tazze, una che è quella della collezione dei viaggiatori, sapete che ogni città ha la sua tazza, sono uguali queste tazze, cambiano semplicemente ovviamente i monumenti, gli edifici. E l'altra invece è più semplice, in realtà anche quelle semplicissime secondo me sono meravigliose, a me fanno, guarda, tessera, Starbucks London, se la tengo come ricordo. Anche quelle semplicissime sono meravigliose secondo me di Starbucks, qua c'è praticamente il loro logo così in rilievo. L'altra è quella che vi dicevo legata al posto, ed è carina perché ha la cabina, quella del telefono rossa appunto di Londra, qui c'è la ruota panoramica, il Big Ben. Le prendiamo sempre, ad ogni città, ogni posto che andiamo, dobbiamo sicuramente prendere una di queste tazze. Non abbiamo preso invece, perché è sempre così, le tazzine quelle da caffè, perché le volte che, i primi due giorni, siamo stati di tre giorni, i primi due giorni che le vedevamo dicevamo no, lasciamole al terzo giorno perché adesso abbiamo troppi chilometri da fare, quindi non carichiamoci. E la stessa cosa è successa anche con Anthropology, io volevo le loro ciotole, quindi niente. Alla fine non ci siamo pensati e quindi non le abbiamo prese. Questo è tutto quello che abbiamo preso a Londra, perché appunto abbiamo avuto pochissimo tempo, però è una città fantastica anche per lo shopping, perché appunto ci sono mille negozi enormi, voglio assolutamente tornarci per guardarla bene, fare un po' di shopping, andare nelle mie caffetterie. Oh, tristezza. Niente, vi saluto, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Cos'è questo? Un bacio, ciao!